Eccoci, ci colleghiamo con Gianmarco Montanari, direttore generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno Gianmarco. Ciao Luigi, buongiorno a tutti. Buongiorno. L'Istituto Italiano di Tecnologia ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e di quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale. E con lui chiamiamo Gianluigi Viscardi, presidente di Intellimec. Buongiorno Viscardi, che è il consorzio Buongiorno. Della meccatronica, la disciplina che studia il modo per far interagire l'ingegneria meccanica, l'elettronica e l'informatica. Chiamiamo anche Alfonso Fuggetta, amministratore delegato di Cefriel, che è il centro di innovazione digitale, che sviluppa processi e partecipa a programmi di ricerca e sviluppa le competenze della cultura digitale. Buongiorno Alfonso. Ed infine Marco Annapel, vicepresidente di Confindustria Anitec Assinform e presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. Buongiorno, dottor Annapel. Buongiorno. Lascio la parola Buongiorno. A Gianmarco Montanari. Grazie Luigi, buongiorno a tutti. Grazie ai compagni di tavola di stamattina. Abbiamo l'onore e l'onere di iniziare la giornata e quindi partiremo con sprint in modo da svegliarci bene tutti. Il tema è importante, il tema ci dice, ci pone una domanda significativa e a cui io comincio a dare una prima risposta prima di lasciare la parola ai colleghi, dicendo che sicuramente sì, l'Italia può diventare un leader tecnologico, e lo dico come testimone di una realtà di successo che proprio nell'innovazione, nella scienza, nella tecnologia ha mosso i primi passi una quindicina di anni fa e oggi è un leader tecnologico nel suo settore. Quindi l'esperienza dell'Istituto di Tecnologia nato Greenfield da niente ci dimostra che in Italia si può fare innovazione, si può fare tecnologia partendo anche da zero e con grandi risultati. Questa esperienza ci mostra anche però che evidentemente ci sono delle metodologie, delle scelte da fare, perché non, la competizione è importante a livello nazionale ma anche soprattutto internazionale. E quindi, come ho avuto modo di dire anche nella pillola di presentazione alla giornata, io credo che ci siano tre elementi che bisogna considerare. E prima di tutto bisogna essere realisti, quindi bisogna guardarsi intorno, capire quali sono i trend tecnologici, le possibilità di investimento, le possibilità di crescita, e farlo con, diciamo, l'adeguato realismo, perché non tutto si può fare, e quindi bisogna poi arrivare al secondo aspetto, che è quello della decisione. Bisogna essere coraggiosi, essere responsabili e prendere delle decisioni su tutte quelle che sono le possibilità di scelte che ci sono sul tavolo, decidere su quali investire. E nel decidere quali investire vuol dire anche decidere con chi fare questi percorsi, perché la competizione è globale, le risorse necessarie oggi sono significative e probabilmente nessuno può farlo da solo, e quindi bisogna fare sistema, e qui credo che le esperienze che poi seguiranno il mio intervento ci racconteranno anche come. Però l'Italia sicuramente ha un tessuto, come è uscito da un recente studio del CERVET, di più di 800.000 società di capitali, e secondo questo studio almeno 200.000 hanno degli indici competitivi estremamente significativi, quindi bisogna essere assolutamente ottimisti. E assolutamente ottimisti, come dicevo prima, anche con realismo. Perché se andiamo a vedere i settori più innovativi, che sono quelli legati al digitale, ai mondi adesso connessi, andiamo a prendere le prime 25 società per fatturato al mondo, partendo da una soglia di 8 miliardi e mezzo di fatturato, vediamo che di queste soltanto due sono in Europa, e ovviamente nessuna in Italia, e le altre sono tutte tra gli Stati Uniti, 14, 6 cinesi e 3 giapponesi. Questo ci dice che sicuramente c'è del lavoro da fare. Vuol dire che c'è una competizione che è già molto ben posizionata, perché avere grosse dimensioni
in questi mercati che sono sovranazionali e in cui si creano alla fine poi delle forti barriere all'entrata, è sicuramente un elemento da tenere in considerazione quando si vuole approcciare in maniera competitiva a uno di questi mercati che sono innovativi. Però io su questo vorrei cominciare a fare un giro di tavola con i colleghi che hanno molto da dire su questo tema. Partirei con Gianluigi Viscardi, che come hai detto Luigi è sicuramente il presidente di Intelimech, un consorzio importante, significativo, tra cui anche l'IT ha il piacere di collaborare da quest'anno, ma è anche presidente del Digital Innovation Hub della Lombardia già da qualche annetto, quindi ha una di quelle approcci, metodologie per fare sistema, e quindi spero che Luigi ci racconterà di questo. Ma non ultimo è anche stato ed è da tanti anni amministratore delegato e presidente di una società che fa dell'innovazione, della tecnologia e dell'automazione industriale la sua ragion d'essere. Quindi è una persona che ha avuto e ha ancora sul campo, compete in un mondo comunque estremamente competitivo e innovativo, ma anche questi cappelli di responsabilità a fare sistema di paese con Intelimech e Digitab Lombardia. Gianluigi, cosa ci rispondi alla domanda come diventare leader tecnologici grazie ai cappelli che hai? Sì, ma buongiorno a tutti, grazie dall'invito. La prima affermazione vorrei che non è che può l'Italia diventare leader tecnologico, ma deve diventare leader tecnologico. Questo è, ritengo, molto importante perché abbiamo tutti i numeri per poter fare questo. Parto da raccontarvi un po' l'esperienza di Intellimech. Intellimech è nata 13 anni fa con orgoglio del territorio perché, e del territorio con tutte le imprese che si sono messe a un tavolo a discutere 13 anni fa di meccatronica, dove il problema era le piccole imprese come poter portare progetti alle università per far crescere le piccole e medie imprese. E le piccole e medie imprese, come sapete, non è che hanno dei budget forti per fare progetti. Quindi ci siamo messi insieme, piccole, medie, grandi imprese. Ora siamo 40 imprese, abbiamo 10 dipendenti in questo consorzio, facciamo più di 1 milione, 1 milione e mezzo, 1 milione e 3 di trasferimento tecnologico. Non è un consorzio nato perché abbiamo vinto un bando, perché abbiamo avuto i finanziamenti. Tutto pagato dagli imprenditori, con anche la Camera di Commercio che ci aiuta, Confindustria e anche Chilometro Rosso, perché la sede di Intellimech è Chilometro Rosso. Cos'è che noi facciamo in Intellimech? Ci contaminiamo, uso questa parola, e facciamo open innovation, perché da questi anni l'esperienza che io ho 8 anni che sono presidente, ma sono un socio fondatore. Abbiamo scoperto, si sanno però, poi a mettere sul tavolo non è facile, che ogni azienda ha tanta di quella ricerca, ha fatto tanta di quell'innovazione che non gli serve, che potrebbe servire a un'altra impresa. Quindi c'è proprio questa contaminazione per scambiarci. Abbiamo questi 10 tecnici, 10 dipendenti, che poi abbiamo un comitato tecnico scientifico supportato sia dal Politecnico sia dall'Università di Bergamo, che facciamo progetti, diciamo, orizzontali per fare poi progetti verticali sempre sulla meccatronica. Stiamo direi andando molto bene perché continuiamo sempre a crescere. Ogni mese facciamo i pomeriggi in Intellimech. Dove, cosa vuol dire questi pomeriggi? Che tutti i tecnici si siedono e si confrontano su un argomento. Non era facile perché all'inizio c'erano i tecnici che dicono: io senza non voler fare nomi, ma io sono della Brembo, noi siamo avanti. Ecco, questo invece è nato quando ci siamo cominciato a confrontare, può arrivare una piccola impresa che ha fatto già delle tecnologie che messe insieme si possono fare progetti verticali.
andando veramente bene e su questo volevamo fare un salto ancora più in avanti e abbiamo fatto questo progetto che prima è stato accennato con IT di Genova, dove abbiamo un progetto da 5 milioni e 2, 40% finanziato da IT, tutto il resto è finanziato dal territorio. Uso sempre questa parola, perché solitamente i progetti la fa la grande azienda. Questo è un discorso che vogliamo fare come territorio, come Confindustria, Chilometro Rosso, Università, e abbiamo trovato dei champion che abbiamo raccolto totale 5 milioni e 2, dove partiremo con 15 ricercatori, con l'idea di prendere tutta la ricerca fatta da IT sulla robotica, sulla intelligenza artificiale, portarla sul territorio e far crescere il territorio. Perciò qua partecipano tutti i soci di Intelimec, più abbiamo 9 champion che pagano una quota in più, ma non per un progetto proprio, per un progetto di far crescere il territorio con l'università, di preparare anche i tecnici sulla robotica. Noi la robotica intendiamo, non è solo il robot, io che faccio automazione, abbiamo macchinari ormai che possono arrivare a 100 assi, quindi ormai il robot è inteso non i 7-8 assi, ma tutto l'impianto, addirittura tutto il discorso anche della, come si chiama, della fabbrica. Abbiamo parlato molto sul discorso tecnologie abilitanti, ma c'è un altro problema che ritengo per poter essere diventare leader tecnologici. Dobbiamo preparare gli imprenditori, aiutare gli imprenditori a fare questo passaggio sulla digitalizzazione. 3 anni fa, dal 2016, quel piano, diciamo piano Calenda, dove c'erano i tre punti, tre pilastri principali, oltre all'iper superammortamento, si parlava di cluster, di Digital Innovation Hub e di Competence Center. Questo è l'ecosistema che per me bisogna lavorare insieme per poter fare questo, decidere bene cosa fa uno, cosa fa l'altro, perché qua tutti vogliono fare e tutti si sentono specializzati. I competence center devono essere specializzati, i Digital Innovation Hub devono fare il loro compito e il cluster che devono dare la visione. Essendo stato anche presidente del cluster, direi che si fa un grande lavoro. Abbiamo tante di quelle cose di tecnologie, ma anche delle università, dei centri all'avanguardia che dobbiamo solo fare ecosistema. Un passaggio sui Digital Innovation Hub. Digital Innovation Hub, io lo ritengo il medico di base dell'imprenditore, perché anche questo ci sono tantissime tecnologie abilitanti, tutto. Ma l'importante è che quello che si fa crei valore all'azienda, non perché è di moda. Io lo vedo che faccio automazione, io posso fare una macchina, diciamo, che va sulla luna, poi non ho il tecnico per farla funzionare, quindi devo usare tutte le tecnologie in funzione anche dei tecnici che abbiamo. Il Digital Innovation Hub, che è stato voluto fortemente da Confindustria, dove abbiamo 20 Digital Innovation Hub regionali, dove facciamo il medico di base, come ho detto prima. Lo accompagniamo, gli facciamo una visita per come è messo a livello digitalizzato, gli facciamo anche una roadmap, gli diciamo più o meno i suoi punti di debolezza o di forza, per poter poi andare dagli specialisti, che può essere i Competence Center o anche altri centri di trasferimento tecnologico, per aiutare a fare questo passaggio. Questo ritengo molto importante. Da questo sta venendo avanti il discorso degli EDIC a livello europeo. Io penso, per soddisfare quelle domande che abbiamo fatto iniziale, il punto più importante è fare ecosistema. Grazie. Grazie mille Gianluigi, esperienze importanti, ci ha raccontato insomma, che riescono a aggregare a metà fatto il comune con più attori, ma questo credo che ci ritorneremo dopo. Grazie
Alfonso Fuggetta, ci conosciamo da tempo, un caro amico, un grande manager, un uomo di scienza, un uomo di imprenditore lui stesso e che ha fatto della tecnologia e dell'applicazione della tecnologia ai mondi dell'impresa uno dei suoi elementi di vita professionale. Oggi devo dire che ha il compito più facile, perché è appena uscito il suo libro Un decalogo per reinventare l'Italia, che direi che come tema ci dà molti spunti su cui non accenno niente, perché invito i nostri ascoltatori a leggerlo perché è molto interessante, ma chiedo anche ad Alfonso se ci sono un qualche elemento dal libro che ci vuole anticipare prima di un'attenta lettura e che riguarda il nostro tema su come diventare tecnologici con questo sistema paese e in questo sistema competitivo che stiamo vivendo un po' particolare. Grazie Alfonso. Ah, grazie. Senti, io penso che si possa provare a così svolgere in qualche minuto un ragionamento di questo tipo. Noi abbiamo bisogno come paese di mettere in campo delle politiche per l'innovazione e per la ricerca. Sembra una frase fatta, ma stiamo sempre qua a discuterne e in realtà, come adesso cercherò di dire, secondo me siamo ancora troppo indietro rispetto a quelle che sono le sfide e i bisogni del paese. E credo che per mettere in piedi una politica, delle politiche per l'innovazione con la P maiuscola, serve una visione condivisa, tre criteri comuni e quattro linee di intervento. La visione condivisa è che delle politiche per l'innovazione devono avere un respiro di lungo periodo. Non è più possibile che siano legate semplicemente all'iniziativa estemporanea di questo o quel politico. Quindi ci deve essere un programma che almeno nella sua struttura generale abbia una valenza di medio-lungo periodo, bipartisan e che vada oltre gli schieramenti, perché nessun intervento di breve respiro può aiutarci o ha un'influenza significativa sul paese. Tutte le misure che facciamo normalmente hanno una durata di 1 anno, 2 anni, poi devono essere rifinanziate, ridefinite, così non si va da nessuna parte. Secondo luogo ci vuole coerenza in questa visione comune, coerenza tra Stato, Regioni, enti locali, ciascuno per la sua parte, per le sue competenze. Non ha più senso che ci siano iniziative disomogenee, disorganiche, non sinergiche, perché appunto non si va da nessuna parte. Ed è, secondo me, folle che tutte le volte si ricominci da zero, creando nuove strutture, nuove istituzioni, nuovi centri che spesso sono delle scatole vuote e che non hanno le gambe per camminare. Quindi, visione comune vuol dire diciamo, ripartiamo da alcuni criteri chiave. Ci sono poi tre parole chiave che vorrei usare. La prima è organicità, cioè noi per poter affrontare i problemi del paese non possiamo accontentarci della misura di moda. Adesso negli ultimi anni vanno di moda le start-up. Noi abbiamo centinaia di migliaia di imprese, come dicevi tu, che hanno bisogno di aiuto per svilupparsi. E non è che creiamo le start-up per aiutare le imprese, cioè sono due mestieri diversi, sono assolutamente necessari tutti e due, però dobbiamo smetterla di correre dietro la moda del momento. Dobbiamo pensare a un quadro organico di interventi. Adesso farò una piccola proposta per quanto mi riguarda. Le singole misure devono essere focalizzate, devono essere chiare nella loro definizione, negli loro obiettivi, nelle loro modalità di applicazione. Terzo, noi dobbiamo garantire la competizione. Basta con l'assistenzialismo diffuso né con lo Stato innovatore che non serve a nessuno. Dobbiamo avere al centro della nostra attività lo sviluppo del mercato, sicuramente con un ruolo corretto dello Stato, e questo è quello di cui parlo nel libro, ma garantendo, che ci sia competizione, chi è più bravo deve poter, avere gli strumenti, la capacità e lo spazio per, svilupparsi. Senza assistenzialismi, senza finanziamenti che fanno stare in piedi strutture che altrimenti non starebbero in piedi, perché questo fa soltanto il male del paese. Quali sono le linee di intervento? Io ne propongo quattro. Primo, bisogna completare al più presto l'infrastrutturazione digitale del paese. Abbiamo fatto dei passi in avanti, negli ultimi anni il DESI ci ha detto che insomma, il nostro indicatore riguardo alle reti è migliorato, però noi abbiamo bisogno di recuperare al più presto tempo perduto, dobbiamo avere la fibra a casa e nelle imprese in tutta Italia e non soltanto in alcuni posti e dobbiamo al più presto sviluppare il 5G.
non c'è possibilità di fare ulteriori sviluppi se mancano le infrastrutture di base. Quindi non sono sufficienti, ma sono necessarie. Secondo punto, le nostre startup spesso sono startup di servizio, non hanno spesso quella ricchezza di IP e di contenuti tecnologici, ovviamente parlo in senso generale, poi ci sono i casi, le eccezioni, ma che ci sono in altri paesi. Perché? Perché noi non abbiamo un finanziamento di base della ricerca che sia allineato a quelli che sono gli investimenti in ricerca degli altri paesi avanzati. Quindi, secondo filone, un finanziamento strutturale e intenso, tra l'altro non è una cosa che va a me, quindi lo dico perché serve, non perché serve, io faccio un mestiere diverso, ma un finanziamento strutturale alla ricerca di base, perché è da lì che nascono le idee, le IP, le innovazioni tecnologiche che veramente possono in qualche modo incidere sul paese. Terzo, il finanziamento dell'innovazione, cioè dell'applicazione della ricerca all'interno delle imprese. Va benissimo, cioè, io credo che dobbiamo pensare a sempre più a strumenti automatici che diano certezza e velocità ai processi di finanziamento dell'impresa, e quindi che non devono finanziare noi i centri, ma devono finanziare le imprese utenti di innovazione, perché questo permette anche di selezionare e rafforzare il mercato dei centri come il mio che fanno innovazione. Io non voglio soldi per me, voglio soldi per le aziende che poi, se vogliono, vengono da me o da chiunque altro sia in grado e competano lo sviluppo di questi servizi. Per esempio voucher per le aziende piuttosto che crediti d'imposta, che sono lo strumento migliore, specialmente in un paese come il nostro, dove la burocrazia, se ci mettiamo a fare i bandi, andiamo avanti per mesi e mesi, l'innovazione ha dei tempi ben diversi, mentre invece i crediti d'imposta hanno la capacità di intervenire sulle aziende utenti di innovazione in tempi rapidi e certi. Infine, il quarto filone, che ha a che fare con la nuova imprenditoria, quindi le start-up, le nuove aziende, che sono sicuramente un tassello, non l'unico, ma un tassello importante. Io credo che lo Stato deve intervenire non per farsi i suoi fondi di venture capital, perché non deve andare a fare un mestiere, il mestiere del mercato, ma deve per esempio mettere in campo fondi di fondi o quei meccanismi di garanzia che permettono ai privati di investire anche quando il rischio sarebbe talmente alto che renderebbe tale investimento proibitivo. Quindi è un modo per accelerare, diffondere, spingere, allargare la capacità di intervento dei fondi privati di venture capital. Allora, infrastrutture, ricerca di base, finanziamento automatico e veloce dell'innovazione, sostegno diffuso alla creazione di nuove imprese. Allora, secondo me, se mettiamo in campo un insieme di un programma di iniziative che sia organico, focalizzato, che valorizzi la competizione secondo questi criteri, allora possiamo evitare di fare quello che purtroppo abbiamo fatto fino adesso. Attività estemporanee, spesso di un anno, perché c'è un politico che spinge una certa iniziativa piuttosto che un'altra, creazione di scatole vuote che poi senza i soldi pubblici non stanno in piedi. Ecco, dovremmo evitare tutto questo, perché questo è passato e non ci porta da nessuna parte. Abbiamo bisogno veramente di una discontinuità che ci aiuti sul serio ad affrontare i problemi della crescita e dello sviluppo del nostro paese. Io mi fermo qui. Grazie Alfonso. Quando dicevo realismo, decisionalismo, quei criteri li hai esplicitati molto bene, molto in dettaglio. Siamo come sempre molto vicini nel pensiero. Adesso passiamo la parola a Marco Annapel, che se dovessi elencare tutto il suo curriculum non basterebbe il tempo che ci rimane, quindi sarò molto sintetico, perché Marco ha una lunga esperienza sempre in grandi multinazionali nel mondo legata prevalentemente al marketing, e poi capo di impresa, perché è partito da Procter & Gamble, ha poi passato a Beiersdorf, a Philips e Samsung, ma è oggi qua con noi a raccontarci la sua esperienza come presidente e CEO di Philip Morris Italia, nonché anche di vicepresidente da un bel po' anche di anni di Confindustria, Anitech e Ansinform. Quindi Philip Morris è una grande multinazionale e da tanti anni è presente in maniera significativa in Italia con importanti investimenti che però anche sotto la guida di Marco hanno avuto ulteriori incrementi. E Marco,
cosa ci racconti? Cosa state facendo di bello in Italia e su tutta la filiera che tra l'altro vi segue? E questo è un esempio importante di come le grandi aziende, quando citavo prima, le grandi aziende sono anche necessarie e utili perché poi si portano dietro capacità di innovazione per tutte quelle che sono le filiere che la seguono. Grazie Marco. Grazie, sì, beh, noi siamo un po' il cliente di quello che Fuggetti e Viscardi dicevano poco fa, quindi di quello che l'Italia può fare per attrarre grandi gruppi multinazionali ad investire nel nostro paese. Per le multinazionali, innanzitutto, senza dubbio è importante, sono vari temi. Secondo me il primo è il cosa. Cioè, le multinazionali che investono sono quelle che cambiano, quelle che innovano. Noi, come sapete, siamo da tanti anni produttori di prodotti tradizionali, di prodotti sigarette che non hanno molta innovazione, no? Da John Wayne ad oggi non hanno subito grandi variazioni. 2016 il nostro board fa un cambio di scopo, dice statement of purpose, lo cambiamo, vogliamo investire e diventare leader in qualcos'altro, e cioè prodotti senza fumo. Quando hai una visione così chiara, poi investi dietro questa visione chiara. Noi l'anno scorso abbiamo investito il 98% del nostro budget di ricerca e sviluppo sui prodotti innovativi. Questo budget importantissimo nella scelta del dove poi andarlo a investire, l'Italia ha avuto un ruolo chiave, ce l'ha tuttora, ce l'ha avuto quando abbiamo deciso di fare uno stabilimento chiave per la nostra azienda, l'abbiamo fatto a Crespellano, in provincia di Bologna. È uno stabilimento che non solo è italiano per la location, non solo le quattro mura dello stabilimento, ma tutto ciò che c'è dentro lo stabilimento è in gran parte italiano. Di 650 aziende che hanno contribuito a costruirlo, 600 sono italiane. La dimensione è anche molto importante perché ovviamente è uno stabilimento di grandissima avanguardia, ma con un investimento potentissimo, 1 miliardo e 100 milioni, che occupa 1.600 persone, il più grande greenfield, visto che prima parlavamo di greenfield. Il più grande stabilimento fatto da zero in Italia negli ultimi 20 anni. Questo dove è nato dalla possibilità di collaborare con quanto prima Fuggetta e Viscardi dicevano, con la possibilità di gestire co-design con la meccatronica dell'Emilia-Romagna, del Veneto, di tantissime altre regioni e di anche utilizzare un accordo di lungo periodo che noi abbiamo in ambito agricolo. Con Coldiretti che ha la possibilità di dare materia prima nel paese. Ecco, questo dove poi ha comportato ulteriori investimenti nel digitale. Abbiamo annunciato 10 giorni fa un investimento da 100 milioni a Taranto per il nostro Philip Morris DISC, il Digital Information and Service Center, con 400 persone a Taranto che lavorano in assistenza pre-post vendita. Questo per me è il modo con cui un paese può attrarre, può mostrare la possibilità di investire in tutti gli ambiti della filiera e ha tantissime eccellenze. Concludo questo primo intervento parlavamo prima di start-up e di open innovation. Anche le grandi multinazionali ne hanno bisogno. Sono convinto anch'io che non deve essere un tema di moda, ma deve essere un tema comunque strutturato. Noi abbiamo due grandi centri di ricerca, a Neuchâtel e a Singapore. Ma non bastano gli alambicchi e i laboratori per fare l'innovazione. Ad esempio, abbiamo aperto un nostro centro di innovazione aperto a Bastia Umbra, il Leaf Innovation Hub, che ha fatto una call for innovation con 60, più di 60 start-up italiane. Con una siamo già nei campi, un'azienda di Bolzano con IoT per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua nei campi. Quindi non solo c'è possibilità di farlo, ma c'è possibilità di farlo anche con grande rapidità. Ecco, insomma, siamo al Festival del Futuro, però secondo me un buon futuro si costruisce già con un buon presente. Ci sono già oggi tantissime opportunità da sfruttare, prima che ovviamente, come ha detto Fuggetta prima, l'infrastruttura e un modello di business chiaro ci porti a crescere. Grazie, grazie Marco. Io
Vorrei chiederti, tu hai avuto una grande esperienza sempre in tanti multinazionali. Cosa riscontri? Perché credo che nelle multinazionali, no, i ruoli degli apicali all'interno delle diverse country vadano in competizione con i loro colleghi delle altre realtà geografiche per attrarre investimenti, no, sulla loro area di business geografica. C'è qualcosa nelle tue diverse esperienze, quindi in diverse multinazionali, tra l'altro anche con dei background alle spalle diversi, perché da una Samsung asiatica piuttosto che Philips olandese e adesso l'esperienza americana. C'è nella tua esperienza un comune denominatore che ti ha permesso, diciamo, di essere, come dire, attrattivo nei confronti dei tuoi headquarter quando chiedevi risorse per portare investimenti in Italia? O c'è qualcosa che può aiutare, diciamo, il sistema paese per presentarsi anche, diciamo, meglio in ottica di marketing nell'attrazione delle risorse di questi grandi multinazionali, che poi ormai sappiamo che spostano più risorse le multinazionali di quanto possono fare molti dei paesi e dei governi politici, no? Sì, io vorrei portare un pensiero positivo. Io penso che sia l'italianità, innanzitutto hai assolutamente ragione, il processo di competizione interna tra country managers avviene in tutte le aziende in cui sono stato e credo che tanti colleghi lo vivano come me tutti i giorni. Come si attraggono investimenti in Italia rispetto ad altri paesi? Secondo me, posizionando bene all'interno delle organizzazioni l'italianità. Quello che l'Italia ha come caratteristiche forse uniche e che va posizionato e utilizzato al meglio. Noi abbiamo eccellenze nella meccatronica, abbiamo eccellenze nell'innovazione anche di piccole strutture che possono collaborare con le multinazionali. Noi a Bologna abbiamo un centro che fa prototipi, prototipazione a Zola Predosa. Con Zola Predosa collaborano 288 artigiani o piccole aziende meccaniche. Lo abbiamo visto in alcune filiere, l'importanza, no, tipo l'auto, l'automotive, l'importanza della media impresa italiana, dell'innovazione specifica che questo paese può portare. A livello agricolo abbiamo fatto il primo accordo di filiera in Italia con Coldiretti perché c'era una visione anche dall'altra parte di collaborare nel lungo periodo e fare accordi. Noi insomma firmeremo tra poco un ulteriore memorandum da quasi 100 milioni l'anno di investimenti sull'agricoltura da 500 milioni. Perché sull'Italia si può puntare, si può fare progetti di lungo periodo e allo stesso modo va senza dubbio posizionato l'opportunità visto che stiamo appunto parlando di futuro, su cosa significa collaborare in co-design con il mondo italiano, con i consorzi, con le università, con una grande cultura tecnologica che questo paese ha, con grandi politecnici, con una grandissima opportunità di sviluppare le competenze non solo dell'azienda nel luogo, ma anche negli altri paesi. Oggi quello che succede in Italia, io dico che Bologna è una fabbrica di fabbriche. Noi abbiamo fatto altre tre fabbriche nel mondo che sono sulla base di quello che abbiamo fatto qui a Crespellano. Quindi da qui nasce una collaborazione con piccole e medie imprese, con l'agricoltura, con le start-up e con centri di eccellenza del territorio e si può sviluppare qualcosa di unico, che sono le filiere italiane e uno sviluppo ulteriore delle persone, perché ovviamente quando fai l'hardware hai sempre bisogno di un grande software. Il software sono le persone, vanno sviluppate, bisogna investire in competenze e sinceramente i nostri nuovi investimenti, i pensieri di investimento che ho per l'azienda sono investire in competenze in Italia. Grazie, grazie Marco.
dalla grandissima, enorme realtà. Gianluigi, volevo chiederti qualcosa sulle, no, sulle piccole, medie, in realtà imprese, dove insomma tu operi come in prima persona, operi come rappresentante di questi consorzi che abbiamo citato prima, e volevo chiederti qual è il segreto. Tu ci hai raccontato l'esperienza in Telemec, dove un bel gruppo di piccoli e medi imprenditori ci hanno messo anche del denaro proprio, che non è così banale, ma la cosa che a me un po' sorprende nelle mie esperienze professionali è l'essere riuscito ad aver avuto la capacità di metterli intorno a un tavolo. Perché è chiaro che, no, il piccolo medio imprenditore, soprattutto se di prima di generazione, è una persona, no, che è cresciuto, ha avuto successo e quindi tendenzialmente, mettiamola così, è un uomo solo al comando, vuol dire, è sicuro del successo che ha avuto. È difficile convincerlo a mettersi a sistema, no? Parliamo di open innovation, poi figuriamoci. Quindi qual è il segreto? Qual è stato il tuo segreto per riuscire a mettere al tavolo tanti imprenditori e anche cominciare a mettere dei soldi e a condividere esperienze di innovazione, che forse è ancora più difficile che convincerli a fare degli investimenti? Ma sicuramente ci ha aiutato molto il sistema Confindustria, perché essendo già associati in Confindustria facevamo questi incontri. In questo consorzio non abbiamo solo le piccole imprese, perché abbiamo anche delle multinazionali sedute allo stesso tavolo. Il primo obiettivo che io ho detto a tutti, attenzione perché la quota si paga 9.000 euro. Ecco, se mi volete valutare quanto vi ritorna subito dei 9.000 euro per fare business, non è il vostro laboratorio. Se invece dobbiamo crescere, scambiarci idee e crescere tutti, perché se andiamo in 1.000 convegni, è invece magari più importante sentire un altro imprenditore, questo ha fatto l'appeal e ci ha fatto partire. Perché io sono convinto che, specialmente nelle piccole e medie imprese, bisogna aiutare l'imprenditore e che ci sia l'emulazione. Cioè io devo fargli vedere un altro imprenditore che l'ha fatto. In questo periodo del 4.0, che noi facevamo vedere benissimo tutti gli stabilimenti Siemens, tutti gli stabilimenti Bosch, tutti con l'iPad, ma un piccolo dice: ma io lì non ci arriverò mai. Mentre qua abbiamo cominciato anche a far vedere le piccole imprese chi ha fatto queste trasformazioni, chi sta facendo questo. Già che sono su questo, accenno un'iniziativa fatta dal Digital, fatta proprio dal Veneto, che sono le fabbriche vetrina. Ecco, ci sono 100 punti, 100 aziende che stiamo preparando, che siano aperte al essere visitate da altri imprenditori che hanno attivato una tecnologia abilitante. Discorso importante, anche quello che ha detto Fuggetto, che sono pienamente d'accordo, che non deve essere tutto il discorso di moda, ma io vorrei toccare un altro tema molto importante che lo stiamo vedendo nel digital, è che in questa era della digitalizzazione, in questa era del cambio, l'imprenditore, specialmente il piccolo, non ha più in mano l'azienda come era prima, che era il deus machina, faceva tutto lui. Adesso, con tutto il discorso di digitalizzazione che è indispensabile e importante, è abbastanza che vada via un tecnico e l'azienda è finita. Questo è un problema che, come Confindustria, come Digital Innovation Hub, stiamo cercando di aiutare gli imprenditori. Ritengo che sia più importante che l'imprenditore dia valore agli intangibili, cioè registrazione della conoscenza, tutto quello che si deve fare in azienda usando tutte le tecnologie che ci sono perché diventi patrimonio dell'azienda. Questo è un problema più grande. Lo dico sempre quando a questi incontri. Dobbiamo preparare l'azienda per essere venduta, per non venderla mai. Ma per preparare l'azienda per essere venduta devo sapere dove sta il valore. E se io ho dei tecnici bravi,
che poi van via, il valore è finito e non è solo dell'imprenditore. Quindi bisogna usare tutto questo discorso delle tecnologie per fare in modo che aumenti il know-how dell'azienda, che diventi patrimonio. Un altro discorso importante che stiamo lavorando, sia come Confindustria ma anche come Digital, si parla molto di filiera. È importantissimo il discorso di filiera, specialmente adesso col discorso del lockdown, che diventano le filiere sempre più corte. Noi come Digital, che stiamo analizzando, vediamo che parecchie piccole e medie imprese fanno parte della filiera perché costano meno. Noi stiamo lavorando che fanno parte della filiera perché portano valore alla filiera, che creino valore proprio sulla digitalizzazione. Questo è un percorso, ritengo, molto importante per aiutare le piccole e medie imprese. Questo è il mio pensiero, specialmente, e c'è molto da fare, dobbiamo essere veloci. Un altro tema molto importante, quello lo vedo come azienda, è che gli impianti che stanno cercando, ma anche le aziende o le fabbriche, devono essere flessibili, riconfigurabili, devono fare lotti zero, le aziende devono produrre un pezzo in meno di quello venduto e quando lo vendono deve essere veloce a consegnarlo. Quindi ogni giorno, un'azienda fa un gran premio, perché deve essere battere i tempi, deve fare tutto come un gran premio. Ma il gran premio, la dimostrazione è lì da vedere, si vince al pit stop. Il pit stop sono i cambi produzione. Lì siamo molto molto indietro nelle nostre fabbriche. I cambi produzione vuol dire quando devo partire da un articolo all'altro. Una volta, cioè 5-6 anni fa, forse ci voleva 3-4 giorni o settimane per cambiare un prodotto, per fare un'altra produzione, e quindi si andava ai paesi low cost. Le tecnologie che abbiamo, io che sto facendo queste macchine, non solo io chi fa automazione, ci permettono proprio avere delle macchine che si riconfigurano di una velocità estrema per fare lotti sempre più piccoli. Questa è una sfida che, con la velocità che ha il sistema italiano, con la preparazione dei nostri tecnici, con tutti, questa è una sfida che noi dobbiamo portare avanti, a avere le nostre fabbriche di essere veloci a riconvertirsi per fare i prodotti di quelli che vogliono i clienti. Grazie Gianluigi, siete un'importante testimonianza che arriva dall'esperienza, una lunga esperienza con gli imprenditori sul territorio. Io voglio tornare a Alfonso. Alfonso, prima ci hai detto, insomma, qual è il modello che dobbiamo adottare. Io vorrei andare un po' in verticale su uno degli aspetti, che è quello della... Parliamo di tecnologia, abbiamo detto che bisogna essere realisti nel guardare cosa possiamo fare. Se ci racconti, dal tuo punto di vista, qual è la tecnologia oggi che l'Italia, fra le tante, su cui che tu vedi, su cui c'è più possibilità di investimento, tenuto conto dei trend e tenuto conto di quello che sappiamo, del punto di partenza da cui ci stiamo muovendo. Sì, questo è un tema, ovviamente, Gianmarco, veramente molto molto difficile da affrontare, perché non è facile, appunto, proporre delle indicazioni nette. Io mi permetto di fare innanzitutto una distinzione. Credo che dobbiamo distinguere bene tra attività di ricerca e attività di innovazione. Questo per me è una cosa essenziale. Non più tardi di qualche minuto fa ho visto che alcuni colleghi del Politecnico hanno trovato che una molecola, credo, di selenio o di qualche materiale è utile per fermare la replicazione, o comunque incidere sulla replicazione del coronavirus. Questa è ricerca. La ricerca spesso è assolutamente libera, anzi deve essere assolutamente libera, poco predicibile, ricca di sorprese. Quindi dire la incanaliamo dando delle indicazioni molto puntuali è difficile, perché si rischia di perdere delle opportunità. Io ricordo quando andavo alle conferenze scientifiche, ormai sono vecchio e non ci vado più, ma quando andavo alle conferenze scientifiche c'erano i director della National Science Foundation o del DARPA che stavano lì ad ascoltare
quel che accadeva e poi cercarono di fare sintesi. Ecco, forse una cosa che andrebbe fatta è, da un lato, lasciare spazio a chi fa ricerca di base, perché potrebbero venire fuori delle innovazioni, pensiamo alla biotecnologia, per esempio, ma neanche nel campo delle tecnologie digitali possono nascere cose che non ci aspettiamo. Sicuramente abbiamo un grande asset tecnologico come ST Microelectronics, che ha degli impianti molto grandi in Italia, che ha inventato dei bellissimi sensori e i MEMS che sono arrivati poi nei prodotti più innovativi come l'iPhone e compagnia. Quindi, da un lato, io cercherei di ascoltare un po' la base dei ricercatori per capire dove loro stanno guardando sul medio-lungo periodo, però lasciando libertà. Nel campo dell'innovazione, invece, io punterei, più che dire a certe tecnologie, a specifiche tecnologie, punterei a certi obiettivi. Per esempio, adesso Viscardi faceva un esempio molto bello, che è quello della velocità nei cambi di produzione. Io lo generalizzerei. Noi abbiamo bisogno oggi delle aziende in real time. Aziende in real time vuol dire che tutto il processo di funzionamento dell'azienda dentro l'impresa e con i suoi clienti e fornitori deve essere gestito in modo digitale. Allora qui ci sono tutta una serie di implicazioni dal punto di vista dell'innovazione. I sistemi di interconnessione tra sistemi, quelli che noi chiamiamo digital ecosystems, tutti i modi, noi siamo parte per esempio dell'International Data Space Association, che è un'iniziativa europea per standardizzare le informazioni a livello industriale. Questo è vitale, no? Se pensiamo Italia e Germania sono i più grandi produttori di macchine utensili, pensiamo se noi standardizziamo rendiamo interoperabili le nostre macchine. La raccolta delle informazioni e l'utilizzo di dashboard e cockpit in tempo reale, allora questo è un obiettivo straordinario, cioè le nostre imprese devono essere in tempo reale, le nostre aziende devono essere interconnesse. Noi abbiamo fatto la fortuna del paese con i distretti, oggi dobbiamo fare la nuova versione dei distretti, che sono le filiere digitali in grado di operare in maniera veloce, rapida e sinergica grazie al digitale. Ecco, quindi io rileggerei il tema della scelta delle tecnologie a livello di ricerca, dicendo diamo libertà, magari cerchiamo di capire quali sono i macrofidoni, però non limitiamoci, perché la ricerca è per sua natura scoperta e quindi potremmo, no, anche trovare dei risultati che non ci aspetteremo all'inizio. Dall'altro lato punterei sugli obiettivi, cioè qual è l'impatto che vogliamo avere, e se penso alle imprese il principale impatto è che devono essere veloci, rapide, dinamiche, interconnesse e capaci quindi di far sistema, come si usa dire con una frase un po' come dire svilita, perché la ripetiamo troppo, ma se invece la interpretiamo in maniera concreta, allora effettivamente riusciamo a dare a proporre un cambio di passo per il nostro paese e per le nostre imprese. Grazie Alfonso. Luigi, in studio, cosa ne dici? Perché io avrei tante altre curiosità, ma certo, non so se... Ti ringrazio. Io vorrei inserirmi in questo discorso, che è stato magnifico, perché abbiamo visto il ruolo di un catalizzatore, se posso usare questo termine locale ed estremamente efficace, nell'interconnessione territoriale. Abbiamo sentito Fuggetta che ci ha raccontato della necessità di una programmazione di uno Stato che aiuti lo sviluppo complessivo, abbiamo sentito come le multinazionali devono competere e svolgere il loro ruolo, però voglio sapere anche come portiamo dentro al gioco le imprese, che poi sono il motore che deve beneficiare di tutto questo, e quindi chiedo a te, come Istituto Italiano di Tecnologia, cosa possiamo fare, qual è il vostro rapporto nello sviluppo della tecnologia presso le imprese che continuiamo a chiamare PMI, perché ci è entrato come nelle mode questa espressione, ma che PMI stanno crescendo tanto, quindi sono più medie che piccole. Quindi Gianmarco, chiederei a te questo contributo. Grazie Luigi. Guarda, allora, come l'Istituto di Tecnologia nasce proprio con no, come idea che raccoglie quegli spunti che sono venuti qua fuori oggi, che è quello di concentrare delle risorse in un unico posto per fare quella ricerca di base, ma che poi deve crescere e arrivare a diventare ricerca applicata e trasferimento tecnologico, esattamente come dicevano prima i colleghi.
Noi dopo 15 anni riusciamo a fare un bel po' di trasferimento tecnologico. Un esempio è quello che abbiamo visto del consorzio Intelimec, ma noi comunque il trasferimento tecnologico e quindi i nostri rapporti con l'impresa vengono sostanzialmente su tre direttive, con tre gambe. Il primo, noi facciamo molta innovazione e arriviamo quindi grazie alla nostra ricerca ad avere un portafoglio di IP significativo che mettiamo a disposizione del paese, quindi del piccolo e medio imprese sui vari settori possono venire e vedere se c'è della innovazione che può essere applicata nel loro settore e che ha un brevetto che è fonte delle IT e possiamo ragionare con le imprese in questo senso. Il secondo sono imprese che hanno grossi problemi pratici, tecnologici, che richiedono degli interventi innovativi. E su questo anche noi abbiamo numerose collaborazioni con imprese di vari settori, perché noi ci occupiamo dalla robotica alla life science, passando per gli smart materials e computational science. Abbiamo molte collaborazioni con imprese per andare a risolvere problemi molto specifici e altamente tecnologici. Non ultimo è quello torniamo all'esempio di Intelimec, che credo che sia il modo migliore per ritornare al paese quello che è la nostra capacità di fare innovazione. E quindi è quello di outsourcizzare, portare in istituto una parte di quella ricerca o tutta di quella ricerca di base e ricerca applicata che l'impresa da sola non è in grado di sostenere. Questo perché? Perché l'istituto, noi siamo 2.000 persone, siamo 2.000 ricercatori, tutti gli anni inseriamo in un sano processo di turnover 300 persone che arrivano da tutto il mondo, selezionate solo su criteri qualitativi e meritocratici e oggettivi, sulla loro capacità di fare ricerca. Una quota parte di queste persone noi la mettiamo a disposizione delle aziende e per attrarli e per fare ricerca investiamo una buona parte del nostro turnover in laboratori. Quindi noi abbiamo laboratori all'avanguardia, un'attività tra l'altro molto capital intensive, quindi le aziende che vengono da noi a outsourcizzare una parte di ricerca e sviluppo, quindi con progetti di medio periodo, trovano dei laboratori che da sole probabilmente non potrebbero permettersi perché, voglio dire, non fanno soltanto quello di attività e trovano dei ricercatori che sono selezionati a livello mondiale e vengono a noi perché siamo un istituto di ricerca, probabilmente anche pagandoli meglio e anche in termini quantitativi maggiori, le industrie direttamente non sarebbero in grado di portarsele a casa. Quindi un ottimo modo, un modello molto vincente per fare sinergia tra ricerca e impresa nell'ottica del sistema paese. Io direi che forse siamo alla fine. Siamo. Luigi, non so se vuoi salutare te. Io volevo approfittare solo per ringraziare i compagni di viaggio di questa mattina. Credo che gli spunti ne siano venuti tanti. Ne potremmo forse tirarne fuori ancora molti, ma il tempo, come al solito, è tiranno. E quindi io li ringrazio molto e spero che anche per loro sia stata la possibilità per farsi venire delle idee di nuove. Approfitto anch'io per ringraziare voi tutti, cominciando proprio da te, Gianmarco Montanari, ricordo direttore generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e ringrazio Gianluigi Viscardi, presidente di Intellimec, Alfonso Fuggetta, CEO di Cefriel, e Marco Annapel, il presidente di Philip Morris Italia. È stato veramente interessantissimo, quindi complimenti a tutti. E continuiamo sempre sul tema della tecnologia. Il tema della tecnologia in cui adesso abbiamo due casi realizzati e due interviste. Una a Gianluca Rana, amministratore delegato del pastificio Rana, che è un'azienda tradizionale del food che ha sfruttato la tecnologia per crescere. E la seconda a Vincenzo Russi, presidente di Enovia, una originale fabbrica di imprese. Quindi lascio alla regia lanciare la sigla.